Dal Vangelo di Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Sorelle e fratelli carissimi, la buona novella di questa domenica, che è la festa della Santissima Trinità, vi raggiunge dalla parrocchia di Guastameroli, dalla chiesa di San Filippo Neri, dove è conservato questo quadro che potete vedere alle mie spalle e che rappresenta appunto il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Siamo venuti in questa chiesa perché la parrocchia di Guastameroli, fra l'altro, quest'anno compie il suo centenario. Essa infatti è nata l'11 giugno del 1924 e quindi fra pochissimi giorni, l'11 giugno del 2024, compie appunto il primo secolo di vita. Il popolo di questa comunità si è preparato e si sta preparando a vivere nel miglior modo questa esperienza giubilare, proprio cercando di entrare nell'amore di Gesù per la sua Chiesa e nel mistero della Santissima Trinità, nel mistero d'amore di questo Dio che è uno, però è uno in tre persone. Non è un rompicapo che il Signore Gesù ci vuole affidare perché noi lo potessimo risolvere. È un mistero d'amore nel quale Gesù ci dice che siamo inseriti anche noi. Questa festa, la festa della Trinità, non fa parte del tempo pasquale che si è concluso domenica scorsa con la domenica di Pentecoste. E è entrato abbastanza tardi nel calendario liturgico, intorno al XIV secolo. E questa festa è stata istituita proprio perché tutti i cristiani potessero riflettere di più e meglio su Dio amore e sulle relazioni d'amore che intercorrono all'interno delle tre persone divine e delle relazioni d'amore che intercorrono fra Dio e noi che siamo le sue creature, noi che siamo i suoi figli e, come ci dice San Giovanni nella prima lettera, lo siamo realmente. Questa parola Trinità non è contenuta nella Sacra Scrittura in quanto tale. Essa per la prima volta viene utilizzata da un padre della Chiesa che si chiama Tertulliano e che è vissuto fra la fine del II secolo e l'inizio del III secolo. Egli non crea una nuova verità, ovviamente, ma cerca di esprimere con parole nuove, più comprensibili agli uomini e alle donne del suo tempo, ciò che già era presente nella Sacra Scrittura. Infatti, in tutta la Bibbia, in modo particolare nel Nuovo Testamento e specialmente nel Vangelo, sono delineate le figure della Santissima Trinità. Emerge prima di tutto e più di tutti Gesù, ma anche il Padre. Di lui si parla ben 184 volte ed è sempre Gesù che chiama Dio con il nome di Padre. Una sola volta questa parola è sulla bocca di un uomo, l'Apostolo Filippo, durante l'ultima cena, quando egli domanda a Gesù, chiede a Gesù: «Mostraci il Padre e ci basta». E Gesù gli risponde dicendo: «Filippo, chi vede me, vede il Padre».
E nel Vangelo ugualmente emerge la figura dello Spirito Santo. Già Giovanni Battista, parlando del battesimo che Gesù avrebbe amministrato, dice: «Io vi battezzo con acqua, il Signore Gesù vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». E poi, durante la passione, nel momento della morte, ci dicono il Vangelo, i Vangeli, che Gesù con l'ultimo respiro consegnò lo Spirito Spirito che poi donò nel pomeriggio della Pasqua attraverso il suo soffio agli apostoli che erano riuniti nel Cenacolo. Quindi Tertulliano e con lui i padri della Chiesa hanno semplicemente espresso in modo diverso queste realtà, utilizzando le categorie filosofiche e i termini filosofici della loro epoca. È in quel tempo che si comincia a parlare di Trinità, che si comincia a parlare di persona, che si comincia a parlare di sostanza, che si comincia a dire che Gesù è generato ma non creato. Queste parole le conosciamo bene tutti, fratelli e sorelle, perché le ripetiamo ogni volta che ricordiamo la nostra professione di fede nel Credo niceno-costantinopolitano, ogni domenica e ogni solennità in cui partecipiamo alla Santa Eucarestia. Il Vangelo di oggi, quindi, ci presenta il termine della vita di Gesù su questa terra e il mandato che Gesù dà agli apostoli, cosa che abbiamo già visto nel giorno dell'Ascensione. Questa volta la vediamo nella versione del Vangelo di Matteo e scopriamo che Gesù aveva detto alle donne, apparendo loro dopo la risurrezione, di dire ai suoi apostoli di andare in Galilea, perché là lo vedranno. Ma noi sappiamo che Gesù appare agli apostoli a Gerusalemme, noi sappiamo che Gesù appare anche ai discepoli di Emmaus, lungo la strada che da Gerusalemme portava a questo paese. Cosa significa allora che gli apostoli debbono andare in Galilea? È un rimando dalla grande importanza spirituale, simbolica. Tornare in Galilea significa ricominciare da dove si era partiti, ricominciare dalla sorgente, ma ricominciare da dove si era partiti con una mente e un cuore nuovi, perché c'era stata la risurrezione che prima gli apostoli non avevano potuto sperimentare. Quindi si tratta di ripercorrere tutta la strada fatta insieme con Gesù, ma di farlo alla luce della Pasqua, alla luce dell'intero mistero pasquale. E poi Matteo parla di discepoli, non tanto di apostoli, perché egli vuole dire ai cristiani della comunità a cui lui invia il suo Vangelo e a noi cristiani di oggi che questo brano è appunto per tutti quanti noi, non è semplicemente il resoconto di una cronaca avvenuta 2000 anni fa. E questi apostoli, questi discepoli erano 11, non 12. Perché Giuda era andato via, aveva preferito seguire un'altra strada, non si era più fidato di Gesù, non aveva creduto che la proposta di uomo, di umanità, di mondo, di Dio che faceva Gesù fosse quella vincente. Quindi quella piccola comunità era una comunità ferita ed era una comunità fragile, perché avevano sperimentato in modo particolare durante la passione, ma per tutta la vita pubblica di Gesù, la durezza del loro cuore, il loro essere tardi a credere, e poi avevano sperimentato la fuga durante la passione. Anche Pietro, che aveva detto
pure se tutti ti abbandoneranno, io ti rimarrò vicino e darò la mia vita per te. In quel momento addirittura maledice Gesù pur di salvare la sua vita. Siamo noi, la comunità a cui Matteo sta dicendo queste cose, perché anche le nostre comunità, ciascuno di noi, fa esperienza della fragilità e fa esperienza delle ferite. A noi Matteo sta dicendo: guardate che Gesù non si meraviglia né si spaventa della vostra fragilità, della vostra ferita e anche della vostra poca fede, anzi ha così tanta stima di voi, si fida così tanto di voi che vi affida un compito molto grande, molto importante. Ma prima di vedere il compito che Gesù affida ai discepoli, noi dobbiamo capire perché Gesù, oltre a dire di andare in Galilea, dice di andare sul monte. Anche qui non è semplicemente un monte materiale, ma è il significato simbolico che il monte rappresenta, quello a cui Gesù fa riferimento. Il monte, infatti, come più volte ci siamo detti in questa rubrica, nella Bibbia rappresenta Dio, rappresenta la logica di Dio, rappresenta il mondo di Dio. Salire sul monte significa lasciarsi alle spalle un modo materiale, consumistico, commerciale, sfruttatore di vedere le cose e salire al livello di Dio. Nel Vangelo di Matteo, simbolicamente, Gesù conduce i suoi discepoli su tre monti: il monte della beatitudine, le beatitudini del mondo, le beatitudini della pianura sono ben diverse da quelle di Gesù. Il mondo dice: goditi la vita, approfitta delle situazioni, diventa ricco, sfrutta le persone e le circostanze. Pensa a te stesso, non ti interessare degli altri. Gesù sul monte aveva detto: beati i poveri, beati i perseguitati, beati gli affamati e gli assetati della giustizia, i puri di cuore. Beatitudini del tutto diverse. Rilette alla luce della Pasqua, queste beatitudini dicono agli apostoli: fidatevi, perché Gesù ha ragione, è risorto dalla morte, mentre coloro che seguono le beatitudini della pianura sono scomparsi nella polvere. E anche il secondo monte è molto utile per ciascuno di noi, il monte della trasfigurazione. Gesù, apparendo sulla terra, aveva preso l'immagine del servo, si era fatto ultimo di tutti, servo di tutti. Aveva preso come segno di riconoscimento il grembiule con il quale aveva asciugato i piedi degli apostoli dopo averli lavati. Sul monte della trasfigurazione noi possiamo vedere Gesù nella sua gloria, non più nella condizione di servo, ma nella sua condizione divina, come ci dice Paolo nella lettera agli Efesini, come Gesù stesso aveva detto a Filippo: io e il Padre siamo una cosa sola. A Gesù succede quello che succede al bruco brutto che nessuno vuol vedere, che diventa una splendida farfalla. È sempre quella creatura lì, ma prima era bruco, poi diventa farfalla. Anche per Gesù è la stessa cosa. Prima era servo, ora diventa Dio, diventa figlio di Dio, assume le vesti regali. E la stessa cosa succede anche a noi. Se ci facciamo servi, diventiamo come Gesù, diventiamo figli di Dio. E il terzo monte, simbolico più degli altri, è quello della condivisione dei pani.
il luogo dove Gesù ha fatto capire a tutti che le cose non ci appartengono, che non sono da usare solo privatamente, ma sono per il bene comune, sono da condividere, perché è attraverso la condivisione che sulla terra accadono i miracoli. E questo non è semplice, perché tutti siamo molto attaccati ai beni e alle cose della terra. Rileggere questo episodio dopo la Pasqua significa ancora una volta dire: Gesù ha ragione, fidatevi, fidiamoci di quello che Lui ci ha detto, la sua esperienza ce ne dà conferma. Ecco, su quel monte Gesù appare davanti ai discepoli, e i discepoli si prostrarono, ci ha detto il Vangelo, cioè lo adorarono, lo riconoscono della stessa natura di Dio, ma dubitarono. Come facciamo a tenere insieme queste cose? Se lo riconoscono come Dio, da dove nasce il loro dubbio? Non era ovviamente un dubbio sul fatto che Gesù fosse risorto, che fosse davanti a loro. Il dubbio era sempre sulla riuscita della propria vita, sempre sul fatto di affidare la propria vita al Signore. Farò davvero bene a fidarmi di Gesù risorto? Farò davvero bene a mettere la mia vita nelle sue mani? A dire a Gesù, come fanno gli sposi l'uno all'altro, io con te voglio essere una cosa sola? È qui che nasce il dubbio. E del resto, questo tipo di dubbi ci accompagnano anche nei nostri rapporti di amicizia, anche nei nostri rapporti di amore umano. Capita a tutti di dire: ma mi posso fidare di quell'amico, di quell'amica? Mi posso fidare del mio sposo, della mia sposa? Gesù oggi ci dice: fidatevi, fidatevi di me, la vostra vita sarà riuscita, piena, la vostra vita sarà felice. E poi Gesù a questi discepoli, così dubbiosi, così fragili, così feriti, affida la sua missione. Andate. Dobbiamo metterci in piedi ed andare fino ai confini della terra per annunciare il Vangelo, per annunciare che Dio è Trinità, che Dio è amore e che noi siamo fatti a immagine e somiglianza dell'amore, perché non siamo solo creature di Dio, ma siamo Suoi figli. Nell'Antico Testamento c'era scritto che tutti i popoli della terra sarebbero andati a Gerusalemme, riconoscendo che l'unico popolo eletto, l'unico popolo che aveva il vero Dio, erano gli ebrei. A noi Gesù dice: andate, non possiamo aspettare le altre persone dentro le nostre chiese, non possiamo aspettare le altre persone dentro le nostre sagrestie, nelle sale dove facciamo catechismo. Dobbiamo uscire, dobbiamo andare. E battezzate. Battezzare significa immergere. Dobbiamo immergere prima noi stessi e poi le persone a cui ci rivolgiamo nella logica di Dio, nel cuore di Dio. Dobbiamo far comprendere a tutti che sono figli di Dio, fratelli e sorelle, gli uni con gli altri. Il dono dello Spirito servirà a comprendere questo per noi e per gli altri. E poi ci dice anche di andare, di battezzare, di fare discepole tutte le persone. Fare discepolo cosa significa? Chi erano i discepoli nell'antichità? Erano coloro che per imparare, questo termine discepolo viene da un verbo che significa imparare, andavano dai maestri, dai rabbini, per imparare la loro dottrina, ma soprattutto per imparare il loro stile di vita. A noi Gesù dice: imparate voi la mia dottrina, il mio stile di vita, insegnate agli altri la mia dottrina e il mio stile di vita, insegnando loro tutto quello che io vi ho detto.
detto: insegnare significa lasciare il segno. Noi dovremmo colpire le persone che ci ascoltano, che ci guardano, proprio vivendo da figli di Dio, da discepoli di Gesù. Dovremmo lasciare il segno lasciando trasparire dalla nostra testimonianza, ancor più che dalle nostre parole, che abbiamo compreso fino in fondo che cosa significa che Dio è amore e che ha mandato suo Figlio per la nostra salvezza e attraverso di Lui lo Spirito Santo che ci ha regalato la vita divina, la stessa vita di Dio. Allora, questa festa che oggi solennemente celebriamo porterà i frutti più belli nella nostra vita, nella vita degli altri. Buona festa della Santissima Trinità a tutti.